possibile che uno abbia il coraggio di dire che non si deve usare il profilattico rischiando la vita. Io questo non glielo perdonerò mai e spero neanche Dio. Mi dispiace, ma è così. Non c'è santo. L'unico mezzo che c'era per non condannare a morte i 300.000 che sono andati attraversati l'altra volta lasciando 300.000 preservativi usati sul terreno dopo aver inneggiato al Papa. Fortunatamente la Chiesa militante ha la sua saggezza che non appartiene a quella della Chiesa. Ma lo dico perché in questi giorni bisogna dirlo, cioè non si può. Questa è lo stesso principio, cioè so qual è il tuo bene, devi perseguirlo a costo di tutto. No, io non lo voglio fare questo. Ci sono fior di inchieste, di sondaggi che dicono che tre quarti dei cattolici che vanno a messa, credono, eccetera, eccetera, se ne infischiano della morale sessuale del Papa. Lo ha scritto Pietro Primi, grande filosofo cattolico, rappresentante ufficiale di questo, che però ha messo anche in dubbio il peccato originale per il supermercato, che mi sembra anche giusto. Mi sembra giusto. Però in ogni caso questo è la vera Chiesa, cioè non è la gerarchia. Allora, tutto sto discorso, sono tornato a questo perché è la natura. La natura è, il senso è fatto per la riproduzione. Se non è riproduttivo non è buono. E questi sono dati di fatto. Un porno, il senso, c'è un sacco di gente che lo fa per divertirsi, spiegatemi cosa c'entra con la carità, questo. Con la natura sì, ma Gesù non ha mai predicato la legge di natura, ha sempre predicato la carità. Allora, eccetera, eccetera. D'accordo. No, io volevo provare per la fine della seconda. Subito, sì, subito dopo l'intervento del professore Savagnone, 4-5 interventi in sala, e sì, poi chiudere. Io vorrei dire che io mi atterrò ovviamente al tema di questa sera perché il professore Lattimo ha allargato un po' le implicazioni del discorso di natura, non in modo illegittimo, guardate bene, perché è pur sempre legato sempre alla questione della natura, quello che lui ha detto, però io per brevità e per comodità di intervento preferisco limitarmi al tema di questa sera, salvo poi facciamo un altro dibattito sul problema della sessualità. Io volevo dire che io prendo molto sul serio quello che il professore Lattimo dice quando si appella al senso di responsabilità delle nostre scelte umane. Noi chiaramente come esseri umani non siamo condizionati in modo meccanico e automatico dai dati di fatto, questo mi pare evidente, e questa è la dignità e la libertà dell'essere umano. Però io credo che da questo, a trarne la conclusione che ne trae lui, che quindi le nostre scelte non devono dipendere dalla realtà, questo mi pare obiettivamente un salto logico. Io faccio il professore, quando spiego ai miei alunni che non devono fare certe cose, non dico mai perché si è deciso così, cerco sempre di spiegare quali dati di fatto spiegano, giustificano quel regolamento. Faccio notare quali sono le conseguenze reali, di fatto, di certi comportamenti sbagliati che nuociono a tutta la comunità, per esempio. Mi appello cioè a delle realtà, perché altrimenti quella che si potrebbe interpretare come responsabilità di una scelta rischierebbe di diventare arbitrio, rischierebbe di diventare il dire, beh, noi decidiamo che gli embrioni non sono esseri umani, perché non ci fanno simpatia. Lui poco fa parlava di simpatia per i bambini e io mi permetto di dire che gli ho chiesto espressamente se lui riteneva che invece chi avesse antipatia per loro potesse ucciderli, e mi è parso di capire che lui non è voluto entrare nel merito della questione, ha detto io non sto a giudicare, per me conta il fatto che a me fanno simpatia e io non li uccido, ma se qualcuno li uccide sono affari suoi, non è che io posso. Ora io mi chiedo se in una comunità civile, e io sono partito dicendo che noi stiamo decidendo una questione di etica pubblica, una questione che ha delle forti conseguenze sull'etica pubblica, allora io mi permetto di chiedere, ma una società che decidesse che chi ha simpatia per un certo tipo di individui li rispetta perché c'ha simpatia, ma non in base al dato di fatto di una natura umana, e chi questa simpatia invece non la prova non può essere giudicato perché questione appunto assolutamente convenzionale e assolutamente specifica il mio argomento. Allora questo no. Ci sono delle leggi positive che sono fondate su... Ma su che cosa? Su che cosa sono fondate? Sul fatto che la comunità ha preferito avere la simpatia dei bambini, non certo sul diritto naturale dei bambini. Ma in una comunità potrebbe esserci anche chi ha antipatia, chi decide? Vabbè, decide la comunità democraticamente, certo non... E se in una società ci fossero più persone che hanno antipatia per i bambini? Ma c'è l'obiezione di coscienza.
Non sì, ma voglio dire, ma lei non potrebbe negare che allora a questo punto sia lecito uccidere no, altri bambini? No, non è lecito, se la legge non dice è lecito che... ciò che... Beh, se la legge intanto andiamola a vedere. Come mai la gente preferisce una legge che non uccide i bambini? Ci sono delle ragioni naturali, ma non del tipo di quelle che dice lei, del tipo delle nostre tradizioni. Cioè, noi viviamo in una società dove non si uccidono i bambini, però i cannibali intanto se li mangiano. Allora, noi li dobbiamo condannare eticamente perché noi non li mangiamo? Sì, sì. Concludiamo queste risposte per dare spazio. Volevo dire appunto, a me sembra che dire che le leggi siano l'ultimo criterio di misura lascia insoluto il grande problema in base a che cosa una legge può essere ritenuta valida o meno, soltanto in base a problemi procedurali. Io credo che in certi paesi totalitari le procedure fossero assolutamente rispettate, non saranno quelle democratiche, ma mi permette il professore Vattimo, anche il primato della democrazia a questo punto è un fatto convenzionale e non mi sento di dire che uno Stato è legittimo solo se è democratico, le monarchie medievali erano legittime anche se non erano. E allora, ma dico, se ci sono delle leggi che per esempio impongono delle cose, noi dobbiamo ritenere necessariamente giuste delle cose perché sono imposte dalle leggi e rispettare quei comportamenti, osservare quei comportamenti solo perché le leggi lo chiedono? Oppure è possibile che in certi stati si siano imposte, come sicuramente a mio avviso è, che delle leggi assolutamente contro l'uomo, e anche l'obiezione di coscienza sia nata proprio dall'idea che una legge non ti può imporre, perché non è l'ultimo criterio, c'è un criterio ulteriore che è precisamente il rispetto dell'essere umano. Allora io dico, a me pare che una società civile, come la nostra intende essere, quando discute di questi problemi debba tenere conto del fatto che non può essere la convenzione, e comunque se lo fosse la legge 40 è una legge legittimamente approvata, non capisco in nome di quale motivazione etica si possa contestare, se è vero quello che dice il professore Vattimo, perché è una legge dello Stato, chi dovrebbe avere il diritto di dire che non va bene? Gente che ha antipatia per questa legge, è un fatto di antipatia che legittima il referendum. Sì, ma in base a che cosa? Ci vogliamo servire del referendum. Ma in base a che cosa è motivato? È motivato col fatto che la libertà della donna è gravemente violata. Cioè il motivo etico mi permette di dire che non è convenzionale. Preferisco la libertà della donna che vedo seduta lì che questo oggettino messo dentro la... Ma questo non viene invocato in termini convenzionali. Si dice che questa è una cosa valida, in nome della quale ci si indigna, ci si batte. Ma ci si indigna, però ci si indigna in base a delle ragioni che sono mie diverse dalle sue. Perché se noi dobbiamo dire che ci dobbiamo riferire alla verità eterna, vabbè, qui è cambiato, basta la verità dell'embrione, ma la verità dell'embrione appunto è quella che sembra a lei, l'embrione sembra un grumo di materia, ma anche agli scienziati, perché non sono ancora riusciti a capire se dentro c'è già l'anima o non c'è, quindi non venitecela a raccontare, e chi se lo racconta non lo fa per amore dell'embrione, ma questo è un altro discorso, figuriamoci se qualcuno si preoccupa dell'embrione, si preoccupa di ben qualcos'altro. L'assemblea è stata anche stimolata, pertanto è giusto, mi sembra giusto dare parola a qualcuno, 4-5 interventi, poi così i relatori possono dare risposta in base alle loro convinzioni, ai loro convincimenti. Allora, 4-5 interventi, per favore. Sì. Aveva chiesto anche il professore, se non mi sbaglio, la Tora, sei ancora qui. Prego. Prego, scusa. Sì, buonasera, sono sì. Amico. Brevissimamente, sì. Dare spazio agli altri. Sì, però ecco, dovrei precisare alcune cose. Innanzitutto. Vicino al microfono. Sì, innanzitutto il discorso dei diritti naturali. Ecco, qualcuno ha detto, falsificando la storia per ignoranza, che diciamo chi rivendicava i diritti naturali ha commesso crimini orrendi, mentre dalla storia risulta completamente il contrario, che l'esigenza di rivendicare i diritti naturali è nata dagli abusi del potere. Cioè le persone che ragionavano, ai quali ecco, per critica non veniva imposto il gulag, ecco, dicevano qui noi ci dobbiamo difendere da un potere arbitrario, ecco, che non rispetta nessuna dignità dell'essere umano. Ed è nata la teoria dei diritti naturali. Ecco, siccome devo essere breve, vorrei dire un'altra cosa. Io non ho capito, ecco, la scienza non mi stabilisce che cos'è l'essere umano, l'embrione e quando inizia il ciclo della vita umana. In tutte le civiltà si è sempre parlato di ciclo della vita umana, non di un essere...